Anche gennaio volge al termine, pertanto, partendo con Netflix, iniziamo il trittico dei video di presentazione delle nuove uscite di febbraio in streaming. A proposito di quello che è già uscito in streaming, mentre seguite le indicazioni importantissime delle grafiche in sovrimpressione, cosa avete visto delle uscite di Netflix a gennaio o anche a dicembre? Scrivetemelo nei commenti! Inizio subito dalle nuove serie e la prima è La città invisibile. Si tratta di una serie brasiliana fantasy in cui il nostro protagonista è un investigatore che mentre sta indagando su un omicidio si imbatte in un mondo di creature mitologiche uscite direttamente dai racconti del folklore brasiliano. Dopo 3% anche questa serie brasiliana sembra promettere bene. Attendo un po' con ansia The Crew, una sitcom con Kevin James ambientata nel mondo della NASCAR. Non penso ci sia da aggiungere molto perché l'ambientazione motoristica e la presenza di un comico molto capace come Kevin mi fanno ben sperare in qualcosa di rilassante per passare il tempo tra una cosa più impegnata e l'altra. Se vi è piaciuta Dark, questa Tribes of Europa degli stessi autori, magari potrebbe essere interessante. Si parla di un futuro apocalittico, tra una cinquantina d'anni circa, dove l'Europa è divisa in 3 tribù che combattono per il territorio e 3 fratelli sono coinvolti in tutto questo. Per alcuni versi potrebbe anche essere un futuro migliore per l'unità europea, ora nuovamente abbastanza frammentata. A parte queste digressioni, sembra una serie interessante e non banale. Passo ora ai film e il primo è Space Sweepers. Si tratta di una space opera coreana, ovviamente del sud, che dal trailer sembra fare un po' il verso ai Guardiani della Galassia. Si tratta probabilmente del primo tentativo coreano di fare un film di fantascienza ad alto budget. I nostri protagonisti sono un equipaggio sgangherato ed eterogeneo dedito al recupero di detriti spaziali che recuperano appunto una bambina androide e decidono di usarla come merce di scambio. Finalmente un film italiano, si tratta de L'ultimo paradiso, peccato solo vi sia Riccardo Scamarcio nei panni del protagonista. Comunque la trama sembra interessante e basata sulla lotta di classe degli anni 50 nel nostro paese, dove un contadino, ce lo vedo proprio Scamarcio fare il contadino nella vita reale, si innamora della figlia del proprietario terriero per cui lavora. Ecco, questo già lo vedo più facile. Insomma, un grande classico degno della Disney che però racconta un pezzo della nostra Italia e del dopoguerra. Ultimo film che voglio presentarvi perché mi pare interessante e particolare è The Yin Yang Master Dreams of Eternity e non è una produzione Netflix ma un film cinese basato su di un brand fantasy giapponese Holmi Yoji, vecchio di una 30 anni, di cui la grande N ha comprato i diritti di distribuzione. La storia si basa sul fatto che un potente demone che ci si appresta a sigillare riesce a fuggire, con Qing Ming, il protagonista, che si allea con diverse forze contrapposte, un guerriero, 2 maestri di cui uno dell'osservatorio imperiale, per poterlo sconfiggere. Da qui in poi emerge però anche una cospirazione contro la principessa. Passo ai documentari, iniziando da Scuola di Sopravvivenza, Missione Safari. Si tratta di un'avventura interattiva col solito Bear Grylls che ci rende partecipi dei suoi tentativi di sopravvivenza nella savana africana. L'ho messo tra i documentari perché, come ben sappiamo, è finzione, ma al tempo stesso è un modo per familiarizzare con un ambiente per noi molto distante. Perché ora però non guardare un documentario sul calcio? Pelé è il re del calcio? Questo ve lo domando io, perché il documentario sembra metterlo come assoluto. Sicuramente Pelé è il campione del calcio sudamericano più famoso assieme a Maradona, eppure da quest'ultimo si distanzia particolarmente. Chissà come verrà affrontata la vita e i successi calcistici di Pelé in questo documentario. Chiudo con l'animazione e il primo è Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Non è una produzione Netflix, ma un successo planetario raggiunto con il film uscito pochi mesi fa in Giappone. Chissà se Mugen Train arriverà da noi proprio su Netflix. Ho già parlato di questa serie il mese scorso su Fantascientificast, assieme a Marco Casolino, recuperatevi il video o il podcast. Quindi aggiungo solo che siamo in un Giappone medievale dove la famiglia del protagonista viene uccisa da un demone e la sua sorella diventa uno di essi, ma lui riesce ad impedire
decide di uccidere esseri umani per saziarsi e va poi alla ricerca del super demone per salvarla. L'ultimo film di cui vi parlo è Il cammino di Hiko, un film d'animazione messicano dedicato alla storia di un cagnolino, Hiko, che essendo uno spirito magico e buono, aiuta a salvare dalla distruzione il paese dei suoi piccoli amici e la montagna vicina dove è stata trovata una miniera d'oro. Per questo mese di febbraio le uscite di Netflix che mi sono sembrate più rilevanti sono finite. Ricordatevi il mi piace, di iscrivervi al canale attivando la campanellina, commentare e condividere questo video e mi raccomando non dimenticatevi delle uscite su Amazon Prime Video e Disney Plus di cui parlerò nei prossimi giorni. Ciao!